Un punto di partenza chiave è quello della digitalizzazione del paese. Mm. Cioè, oggi non è possibile eh, essere, ho visto l'altro giorno, eh, l'indice dei paesi europei per digitalizzazione, noi, noi siamo eh, a, a fondo scala, non, non è possibile avere una digitalizzazione di questo genere perché è uno strumento anche competitivo per le nostre aziende. Se il paese non è digitalizzato... E semplicemente le aziende eh, non riescono a competere. Non è un caso che tu mi citi Amazon, eh, ma potrei citarti eh, centinaia di aziende che oggi sono eh, presenti in Italia e che sono straniere perché hanno iniziato loro a, fare, a creare il prodotto, a creare il servizio e quindi uno dice: vabbè, è naturale che. Il, il vestito me lo compro su Zalando, il viaggio me lo compro. Forse me lo comprerò in futuro eh, eh, su Booking abbiamo. o su qualcosa del genere. E questa eh, colonizzazione del, dell'estero non è colpa delle aziende estere che sono venute in Italia, ma è un problema italiano che non ha, un, non ha avuto investimenti in digitalizzazione. È un, un dato che eh, cito spesso è la ricerca e sviluppo l'investimento in ricerca e sviluppo in Italia è all'1,3% sul PIL mm. e per darvi un'idea di cosa vuol dire questo stiamo parlando della metà di quello che investe in ricerca e sviluppo la Germania un terzo rispetto a quanto investe la Svezia un quarto rispetto a quanto investe la Corea del Sud che ha 4,55% sul PIL e ora se, questo è, se questa è la distribuzione degli investimenti tra paesi è ovvio che io in tasca ho un cellulare che viene dalla Corea del Sud eh, piuttosto che ascolto musica con un'applicazione inventata in Svezia Spotify piuttosto che quando prendo il taxi uso un'applicazione certo. che è fatta in Germania no, è, una, è una, conseguenza, una conseguenza dell'investimento fatto quindi questo è qualcosa su cui l'Italia non può più stare indietro. Investimenti in digitalizzazione, quindi banda larga, banda ultralarga, eh, copertura completa dei servizi di digitalizzazione della PA, per esempio. Cioè, non c'è nessun motivo per cui io per chiedere un certificato debba andare fisicamente a un certo orario nel mio comune, che tra l'altro è distante dal mio ufficio, per cui devo anche trovare un modo per... Eh, Venire via dall'ufficio in un momento lavorativo non c'è nessun motivo. In molti stati, semplicemente si va online, si prende quel certificato, no. ci si identifica con la carta digitale e la si prende. E non c'è nessun motivo per cui noi non dovremmo essere digitalizzati come e altri paesi che sono molto più avanti di noi. Non, e tra l'altro non è neanche un costo così importante dal punto di vista dello Ma Stato. Ecco, la, la mia domanda è questa, Davide. Eh, se la, la mia sensazione, diciamo, da cittadino, poi vabbè, cittadino inglese, perché ormai sono quasi otto anni che sono qua, però, diciamo, da cittadino italo-inglese, mettiamola così, perché 40 anni comunque in Italia ci sono stato, è questa qua, che quando arrivano anche ottime proposte, eh, che magari sono anche condivise, perché chi è che oggi può dire no, la digitalizzazione è una cagata? Cioè, sono proposte abbastanza chiare e ovvie anche come impatto per tutti, però il problema è che poi arrivano eh, nel mondo della politica, in questa specie di, di, di coacervo, e a quel punto si bloccano e entrano altri concetti e, e, e inizia tutto il, il gioco della politica. Com'è che si fa a fare in modo che... Uno dica, allora ragazzi, facciamo queste cinque cose e, e, e poi le facciamo. Insomma, non è che deve star lì a girarci troppo intorno. Do, Dov'è che si blocca? E uno dice, vabbè, è la democrazia che funziona così. Però, insomma, ci sono democrazie più veloci e democrazie più all'italiana, no? che ogni volta ti danno quella sensazione di, di, di lentezza, di difficoltà. Ecco, poi magari una mia sensazione esterna e tu, più, che la vivi più dall'interno, dici, no, guarda, che in realtà. Poi le cose si riescono a fare. Cioè, qu qual è il meccanismo per poi tradurre in atto il più velocemente possibile questa tipologia di proposte? Ma io penso che ogni rivoluzione tecnologica, rivoluzione culturale, rivoluzione di, di qualunque tipo che si vuole mettere in piedi, debba per forza par partire dalla rivoluzione culturale. Per cui eh, è necessario parlare di questi temi, dibattere dei temi, evitare eh, le tifoserie, perché il problema di base oggi è se leggo il giornale e vedo uno che ce l'ha con l'altro. Eh, parliamo di, di queste singole cose. Eh, la carta d'identità di elettronica è utile o no? C'è qualcuno che eh, afferma che non è utile? Non c'è nessuno, perfetto, allora facciamola. Spieghiamo a, a tutti perché è utile, e mese dopo la facciamo. E io vedo eh, l'unica barriera vera è quella eh, culturale dell'informazione, della consapevolezza delle persone eh, che sono eh, se sono consapevoli che quella cosa è utile, quella cosa alla fine accade. Perché eh, i politici mm. sono preda del consenso, eh, le, le persone che lavorano nell'informazione, comunque non vogliono mai essere eh, tacciate come quelle che sono del, dell'altro secolo e quindi vogliono essere comunque un po' innovative. E, è sempre un tema di, culturale. Per cui per questo io mi, mi sono sempre eh, prestato eh, al dibattito pubblico per portare temi. Cioè, tutte le volte in cui faccio un'intervista io parlo sempre di un rapporto che ho fatto, di qualcosa che ho portato avanti, eh, di qualcosa che può essere letto. A me interessa che eh, ci siano le idee al centro del dibattito, non tanto gli screzzi se uno eh, va da una parte o dall'altra o se, se, se no. tutte le robe che dicevi tu prima del. Del, del dibattito anche ne, nella chat eh, al momento perché quando riusciremo a parlare di temi avremo risolto i problemi eh, di tutti quest'anno è, è un anno determinante importante per l'italia perché probabilmente quest'anno non solo in italia vedremo l'impatto sull'economia più importante eh, Nell'ultimo secolo, lo stiamo già vedendo negli Stati Uniti dove, eh, adesso mi sono perso anche l'ultimo eh, dato, ma già avevano superato i 36 milioni di disoccupati negli Stati Uniti, eh, loro hanno un, un sistema che tutela di meno il lavoratore, ma a un certo punto eh, anche le tutele finiscono, per cui eh, noi dobbiamo capire dove investire. Per fare in modo che quando le tutele saranno finite, quei lavoratori saranno formati. Prima citavi la formazione, la formazione è centrale. Le persone oggi devono formarsi per i nuovi lavori. Perché eh, nel, nel rapporto citiamo una cosa, eh, la decarbonizzazione dell'energia, eh, creerà sta già creando tanti posti di lavoro. Si stima 48 milioni di posti nuovi di lavoro per questa transizione. E, ora, questi sono a livello mondiale il primo paese che intercetta questi, questi posti di lavoro se li prende. Cioè è, un, è una questione di investimento. Vogliamo investire dove i posti di lavoro ci saranno? Perfetto, allora investiamo lì. Perché se, eh, se la strategia sarà quella di cercare di tenere tutti a galla, a un certo punto tutti andranno sotto. Questo è un, eh, un problema fondamentale, non, non è la tutela eh, del, eh, lavo del lavoro è la tutela del lavoratore e il lavoratore si tutela formandolo per i nuovi lavori che ci saranno.